Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Toverland, uno dei parchi divertimenti più giovani dei Paesi Bassi. Ha inaugurato il 19 maggio del 2001 come parco giochi per bambini e nel tempo si è sviluppato sempre di più fino a diventare un vero e proprio parco divertimenti a tema, come oggi. Sono curiosissimo di esplorarlo insieme a voi. Per me è ovviamente la prima volta qui. È un parco con tante belle attrazioni. Purtroppo il coaster di punta Phoenix, un wing coaster della B&M, oggi non sarà disponibile. Il parco mi aveva già avvisato in precedenza, ce ne faremo una ragione. Io lo vedo, ce l'ho qui davanti a me, non ci posso pensare che non potremo farlo, però il parco ha comunque tantissimi altri coaster, tante attrazioni carine da fare e adesso lo scopriremo insieme. Detto ciò, benvenuti a Toverland. L'area d'ingresso del parco si chiama Port Laguna, è stata inaugurata nel 2018 insieme ad Avalon. Avalon è l'area che contiene Phoenix, comunque la vedrete dopo. Insieme a quell'area nell'investimento hanno incluso anche l'apertura di quest'area d'ingresso, Port Laguna, che è veramente molto bella, ben tematizzata, c'è una soundtrack a tema azzeccatissima, quindi ottimo. Direi che partiamo benissimo. Laggiù c'è Troy. Questo è un motorbike coaster della Vekoma. Non conosco in realtà il parco, non sappiamo come muoverci, quindi andiamo un po' dove ci porta il cuore, insomma. Abbiamo recuperato una mappa. Noi ci troviamo qui in questo momento, quindi siamo vicino le due aree indoor. Quest'area che comprende questo log flume che è proprio dietro di me. Qui c'è il motorbike coaster, mentre di qua c'è Ithaca, che è proprio lì, ed è l'area che contiene Troy, a tema antica Grecia. Mentre qui c'è Porto Laguna e qui il resto del parco che scopriremo più tardi. Io direi di partire subito da Ithaca. Direi di entrare subito su Troy, poi esploriamo per bene l'area. Qui c'è questa riproduzione del cavallo di Troy, ha fatto benissimo, è veramente stupendo. Stiamo arrivando. In realtà Troy è il mio primo wooden coaster e sono veramente curiosissimo di provarlo, perché sappiamo che in Europa il wooden coaster per eccellenza è Wudan. Io non l'ho mai provato, ma sentendo tutte le recensioni di chiunque l'abbia provato, si sa che quello è il top dei wooden coaster europei. Ma c'è un'altra fetta di gente che dice che Troy lo supera di gran lunga. Io in realtà non posso fare il paragone oggi perché non ho provato Wudan, però proverò Troy e quando andrò a Europa Park vi dirò quale preferisco. C'è un po' da attendere, tanta gente si è buttata subito in coda per Troy perché probabilmente è il più vicino all'ingresso e tra l'altro è la montagna russa di punta oggi, visto che Phoenix è chiuso. Ma il parco in sé non è pienissimo oggi, è una giornata molto tranquilla, quindi credo che ce lo godremo per bene. Siamo appena scesi da Troy, strabello. Peccato per i tempi di carico e scarico molto lenti, non c'era chissà quanta coda, abbiamo atteso tantissimo, ma ne è valsa la pena. Comunque è un ottimo coaster, sicuramente uno dei più validi qui a Toverland. L'area di Ithaca comunque non è grandissima, c'è questa flat ride che è la classica barcona che va su e giù. Questa è l'uscita di Troy, molto carina, col logo, tutto tematizzato in stile antica Grecia, molto bello. C'è un sacco di gente che urla a casissimo, abbiamo scoperto che il motivo sono le vespe, è pieno di vespe questo parco. E insomma, hanno paura delle vespe, quindi urlano. Qui c'è un punto ristoro, fanno gelati, sì, questa sorta di granita che si trova in tutti i parchi e il caffè ghiacciato. È piccolino però molto bello, è tutto ben tematizzato. Siamo tornati a Port Laguna, che è l'area principale, l'ingresso del parco, e ci stiamo dirigendo verso Avalon. Andremo a mangiare in un ristorante sperando che sia aperto di Avalon, che richiama le tipiche case dell'Hobbit, si sono ispirati proprio a quello, quindi sono curiosissimo di andarlo a vedere. Molto bella comunque quest'area, ha un sacco di punti scenografici molto belli. Niente, vederlo così fa proprio male, ragazzi. Pensare che siamo qui e non possiamo farlo è proprio brutto. Anche perché ha un layout particolarissimo, cioè dopo la salita c'era questa mini curva e poi questo dive drop immenso. Cioè, io abituato a Raptor, che comunque è bellissimo, per me, sapete, è il miglior coaster che abbiamo in Italia, quindi ero curiosissimo di provare Phoenix, ma è andata così. Comunque, giusto per farvi capire meglio, Avalon nella letteratura è un'isola leggendaria legata al mito del re Artù, per questo infatti la presenza della spada nella roccia, tra l'altro molto bella, realizzata veramente molto bene. C'era poi Phoenix,
che ovviamente ha il tema della fenice. C'è The Flaming Feeder, che è il ristorante dove andremo a mangiare noi, sperando sia aperto. E questa Flume Ride lenta, che in realtà è una sezione Dark Ride nella grotta, è comunque molto tranquilla, è un giro in barca. La causa della chiusura di Phoenix comunque è legata a degli sviluppi di quest'area. Infatti per il 2023 sono previste 4 nuove attrazioni proprio dentro Avalon, e quindi sarà la volta buona per tornare e provare Phoenix e tutte le novità. Volevamo andare al ristorante, ma siamo arrivati all'ingresso di Merlin's Quest, che sarebbe la ride nel fiume, molto tranquilla. Facciamola. Sì. La coda è ultra tematizzata, bellissima, però sono code stranissime, proprio un tipico stile olandese, con queste scale ripidissime, un colpo vai su, un colpo vai giù, e non c'è praticamente nessuno. La parte indoor è effettivamente una dark ride a tutti gli effetti, dentro c'è l'odorama, tutti gli effetti funzionanti, scenograficamente è uno spettacolo, molto bello, molto bello. Niente, purtroppo oltre a Merlin's Quest non si può fare nient'altro qui ad Avalon, è praticamente tutto chiuso per lavori in corso, anche il ristorante dove volevamo mangiare, quindi dobbiamo cercare un altro posto dove pranzare. Perlomeno qui hanno un Desmo Race funzionante. Comunque proprio accanto a noi c'è la Valle Magica, un'area molto importante del parco, la vedremo dopo. Laggiù c'è uno spinning coaster della Mack Rides, in questo momento c'è uno spettacolo con le fontane. Katara, Kalara, non lo so, comunque è questo. Siamo arrivati praticamente a metà, quindi non lo vedremo. Stiamo entrando invece in una delle aree indoor. Pensate che Toverland, i primi anni di apertura, comprendeva solo ed esclusivamente quest'area indoor. In realtà sono due, però è come se fosse un'unica area perché sono collegate. E inizialmente Toverland era solo questo, esclusivamente dedicato ai bambini, con diverse flat rides e niente di più. Durante i mesi invernali è sicuramente l'area più gettonata, anche perché le temperature sono veramente molto basse qui in inverno, e quindi la gente viene a rifugiarsi qui. Devo dire, non è male, non mi fa impazzire il fatto che si veda tutto il tetto, non è coperto, dà proprio senso di capannone industriale. Però le attrazioni ci sono, i bambini si divertono, quindi l'importante alla fine per loro è questo. Quest'area è principalmente ispirata ai paesi alpini, c'è questo coaster della Vekoma e poi è contornata da tutta questa serie di flat rides sempre per i bambini. Ok, rettifico un attimo, lì fino a qui più o meno è ispirato ai paesi alpini. Poi da qui c'è questa attrazione a tema Aladdin, e qui questa sorta di edificio che richiama comunque il tema arabo. Non so in realtà che collegamento c'è, però è così. Nulla, stiamo uscendo perché non ci sono punti ristoro qui dentro. C'era un punto ristoro nell'area che richiamava il tema arabo, ma era chiuso, quindi non possiamo mangiare nemmeno qui. Questo è un log flume, l'ingresso è nell'area indoor, poi c'è questa sezione che esce fuori. Così poi se andiamo a vedere quanta coda c'è, magari lo facciamo. Expedition Zork è praticamente la novità di quest'anno, l'hanno ritematizzata quest'anno, era un'attrazione già presente in precedenza, inaugurato nel 2004, quest'anno ritematizzata e integrata col tema dell'aria, infatti comprende un po' tutto, il tema alpino dei villaggi, il mostro della montagna e come narratore c'è questa sorta di inventore pazzo, comunque un po' di cose l'hanno ritematizzata da poco e quindi chissà com'è, adesso lo scopriremo. Oh.
meiner Lebensrad. Die Route nach links. Stoppen, stoppen. Zügel, Zügel. Hey, hey, macht euch. Hey, Radfahrt. Stoppen. Geht zurück. Oh. Was ist denn mit dem Tor? Dai, siamo asciutti. È andata bene. Ma infatti, cos'è il finish track? Expedition Zork promosso, molto carino, ben tematizzato. Ci si bagna tanto, quindi non è proprio il periodo adatto per farlo. Però è molto carino come attrazione. Stiamo entrando nella Valle Magica. Vediamo se qui troviamo qualcosa da mangiare. Nel frattempo esploriamo quest'area insieme a voi. Quest'area è geniale, è stata disegnata con un layout molto particolare. Hanno seguito tutto il tracciato delle rapide e hanno creato delle cascate che sono scenografia per l'area usando l'acqua delle rapide. Ok, dai, siamo usciti sani e salvi. Questa è l'acqua delle rapide che sono proprio qui sopra. Quella è acqua delle rapide che passano proprio da lì, sta passando proprio in questo momento. Beh, bello. Sono stati molto intelligenti comunque. È una cosa particolare. Adesso stiamo andando verso lo spinning della Merck. Prima però ci fermiamo da Spirello a prendere delle patate su stecco. Questo sarà il nostro pranzo di oggi. È una stecca di patate semplicissima. Sopra ci si poteva mettere paprika, barbecue, un mix di aromi. Ci siamo seduti vicino all'ingresso di Dwevil Wind, che sarebbe lo spinning coaster. Ho già assaggiato, sono molto buone, semplici patate, quindi non ci perdo tanto tempo a spiegarvi il gusto. Però sono buone. Forse 5 euro per una stecca di patate è un po' troppo. Buone. Però oggi ci accontentiamo di tutto. Molto carino, pieno di airtime fluido. D'altronde Mack Rides è una garanzia per questo, quindi ve lo consiglio assolutamente se pensate di venire al parco. Anche la stazione è tematizzata strabene, mi è piaciuto un sacco, bellissimo. Adesso stiamo facendo Booster Bike, che è un motorbike coaster di Vekoma. All'orecchio, eh? Dicevo, prima di rischiare di morire, c'è questo coaster Vekoma, è un motorbike coaster e, madonna mia, ma quelle vespe sono assatanate. È un coaster con le vetture a forma di moto lanciato ed è adatto a tutta la famiglia, nulla di estremo insomma. Molto carino, non mi nascondo che avrei preferito di gran lunga qualcosa del genere a Mirabilandia piuttosto che il nostro Desmo Race. Ha un bel lancio e parecchio fluido nonostante sia Vekoma, quindi sì, approvato, molto carino. Non mi piace molto la scelta della vettura, che comunque non poteva essere altrimenti essendo il coaster proprio ispirato alle moto, però nell'area e nel contesto in cui è aggiunto non ha molto senso. È comunque nell'area Valle Magica, quindi magari avrebbero potuto giocare un po' con le vetture e farle a forma di qualche mostro o qualcosa di alato, però tutto sommato l'esperienza è molto positiva perché è un bel coaster. Stiamo tornando nella Valle Magica per provare Jengu River, che sarebbero le rapide di Toverland. Ammetto comunque che questi fanno paurissimo. Nell'area è pieno di sti mostri, non capisco cosa rappresentano, tipo folletti orribili, però sono proprio il tema dell'area, quindi non possono mancare. Anzi, meno male che sono presenti e ce ne sono tanti.
è stupendo, cioè qui tutte le file sono ultra tematizzate. Questa è una sezione di fila per le rapide ed è bellissima. Ai ai. Queste scale bagnate è pericolosissimo, ma che è sta scala ripida? Non male, in realtà il percorso non è pieno di elementi scenografici come invece ci si può aspettare dalla coda. La coda è bellissima, ultra tematizzata. Qui invece c'è qualche elemento durante il percorso, ma nulla di imponente, nulla di importante. Però ci si bagna tanto, veramente tanto. Alla fine siamo tornati ad Avalon e abbiamo fatto Merlin's Quest per la seconda volta e ci siamo resi conto che il ristorante dove volevamo pranzare è aperto e quindi ci stiamo dirigendo lì almeno per vedere com'è. Bei ristoranti che io abbia mai visitato in un parco a tema, super tematizzato. Peccato che non possiamo più pranzare, cioè è un rimorso che avrò fino a quando non tornerò qui al parco, però ne stiamo approfittando visto che siamo qui per prendere della birra accompagnata dalle patatine fritte. Io ho preso la birra di Toverland, la Magical Beer. In realtà non so se è rossa, bionda, che gradazione alcolica ha, però mi piaceva la lattina, quindi ho preso questa. Alla fine approvatissima questa Magical Beer, buonissima. Bellissimo il locale, ve l'ho già detto. In realtà per pranzo, no, questo è il Crispy Chicken Club, che sarebbe un chioschetto qui accanto, e questo qui però è chiuso. Mentre al The Flaming Feeder, che è una taverna, fanno proprio cibo a tema con l'area. Zuppe, un bel po' di roba insomma, quindi bellissimo. Quando torneremo a Toverland senza dubbio pranzeremo qui. Bene ragazzi, può terminare qui il nostro tour a Toverland. Devo dire che questo parco mi è piaciuto davvero tanto. Non è sicuramente tra i più grandi che abbia mai visto, però è un parco realizzato molto bene, ha delle belle scenografie, delle belle attrazioni. E nonostante l'assenza oggi del coaster di punta che è Phoenix, ci siamo divertiti ugualmente tanto. C'è tanto da fare al parco, per cui sono molto soddisfatto, vi consiglio assolutamente la visita. Tra le attrazioni, quelle sicuramente degne di nota sono Troy, il Wooden Coaster, e Booster Bike della Vekoma, che nonostante è un coaster molto basic, nel senso non ha molta scenografia, non c'entra molto nel contesto dell'area, è comunque un ottimo coaster. Nel frattempo... Vi ricordo che comunque il prossimo parco che visiteremo qui nei Paesi Bassi sarà Efteling, un parco molto importante, sono un sacco in hype di scoprirlo. Voi vedrete tutto prossimamente, per cui vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto ed attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, @ChrisJourney, e nulla, da Toverland è tutto, a presto!